In un mese in Sardegna si sono registrati 1.559 nuovi casi di coronavirus. Si è passati dai 1.549 casi del 19 agosto ai 3.108 di ieri, un boom di contagi che al momento non vede una frenata. Ieri, 18 settembre, sono registrati 66 nuovi casi, 51 rilevati attraverso attività di screening, 15 da sospetto diagnostico. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale appunto a 3.108, numero che comprende le 1.400 persone guarite e le 141 decedute. L'unico dato che per fortuna non presenta un incremento significativo è quello dei deceduti con un più 7, passati da 134 del 19 agosto ai 141 di ieri. Per il resto si tratta di numeri in continua ascesa. Se un mese fa i positivi erano 154, ieri se ne contavano 1567. Il 19 agosto non c'era nessun paziente in terapia intensiva, le persone ricoverate erano 11. Oggi invece sono 89 quelle ricoverate, cui si aggiungono le 17 persone in terapia intensiva. Boom anche di soggetti in isolamento domiciliare, si è passati dai 143 del 19 agosto ai 1461 di ieri. Sul territorio, a livello provinciale, si è passati da 283 casi a 504 nella città metropolitana di Cagliari, da 167 a 308 nel sud Sardegna, da 61 a 195 a Oristano, da 100 a 289 a Nuoro, da 940 a 1812 a Sassari. La Sardegna sale al sest'ultimo posto per numero di contagi totali, perdendo una posizione, ma aumenta anche di una posizione per quanto riguarda il numero di ricoverati in terapia intensiva, posizionandosi al quinto posto a livello nazionale, numeri che devono far riflettere innanzitutto le autorità sanitarie e le istituzioni regionali, ma serve un ulteriore sforzo da parte dei cittadini con rispetto rigoroso delle norme anti-Covid, perché altrimenti non si riesce a bloccare la diffusione del contagio. Occorre riportare pertanto i numeri sotto controllo a livello di luglio, quando di fatto l'epidemia in Sardegna era in fase di esaurimento.